Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su LBX, Little Butler's Experience. Siamo ancora alle Industrie Call, l'ultima volta ci eravamo lasciati praticamente qui. E a proposito dell'allenamento, non l'ho più fatto perché giocando l'altro salvataggio mi sono reso conto che allenare gli LBX non serve quasi a nulla, se non a farti diventare troppo forte. Voglio dire, ho allenato tantissimo gli LBX che ho sul primo salvataggio, che poi è quello storico di ottobre. Però alla fine l'altro salvataggio, che è appunto quello nuovo, ho visto che alla fine salivano di livello da soli. Non serviva allenarli, facevano tutto quanto per conto loro. Anche provavo a combattere il meno possibile contro gli avversari casuali. Alla fine sono solo 4 livelli indietro, che poi sono i livelli che ho dovuto levellare diversi episodi fa. Quindi alla fine l'allenamento serve relativamente. E sto comunque sì andando benissimo con l'altro salvataggio. Ad ogni modo, ho messo a Odin le braccia meccaniche di Imbit SP ed è devastante, è una cosa tremenda. Appena c'è una battaglia ve lo faccio vedere. Siamo arrivati al generatore principale? Quello è il motore perpetuo, generatore principale. Vabbè, sì, la difesa principale per il motore perpetuo. Forza! Così facile la fate? Ah, c'è un metamo per salvare, beh allora. Chissà perché mai mi faranno salvare, cosa ci sarà di tanto importante che c'è salvataggio qui. Però troviamo anche comunque sia oggetti. Medaglia della felicità. Molto officinale, è buono, sì. Comunque la telecamera in certi punti di LBX è un dito in un occhio. Vediamo un po' come... Come? Chi viene, no? Come? Chi viene ad affrontarci? Certo che Hans pure con quei zoccoli è... Con quei sandali, non zoccoli, sono sandali quelli. Sono proprio antisgamo. E così è quello che state cercando? Ah, è Curtis! Dobbiamo affrontarlo lui ora. Chi sei? Siete stati davvero degli ingenui tutti quanti a pensare di farcela. Van, Justin, state attenti. Sì, quel ragazzo è più forte di quanto sembra. È stato lui a batterci e a rinchiuderci in quella stanza. Sei Curtis Cole, vero? Lo conosci? È il figlio di Togor Cole, il presidente delle industrie pesanti Cole. Ho sentito che è un grandissimo giocatore di LBX. E tu devi essere Justin Kaido, l'insolente che ha ricoperto di vergogna il nome dei Kaido. Credo che a definire una persona sia il sangue e non l'educazione che ha ricevuto. La natura è fatta così. Per questo sei uno sbruffone? Family friendly. Facciamogli vedere di cosa siamo capaci, forza Justin! D'accordo, 2 contro 1! Wow, allora è davvero fortino. Che livello è? 46. Ora, ho detto che allenare gli LBX è relativo. Però... Allora, vediamo un po' in azione i pugni corpo a corpo, ragazzi. Missile pugni. No, missile pugni, le braccia di Imbit, non missile pugni. Ragazzi, è pazzesco. Pochissima tensione e danni a ripetizione. Però se ce lo becchi, se non ce lo becchi, no. Ok, 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 vabbè, si finisce, ovvio, attenzione, si finisce. Aia. No, devo saltare, ok. Ma ce lo sappiamo. Ah, però devo fare un attimo. Io, ok. Dai. Opla, aiuto. Ma questo LBX mi sembra di averlo già incontrato. Ok, non c'è più niente lì, aiuto. No, lui, io. Ma lo blocco? Bloccato, vai! Vai, perfetto! Mi ha counterato, però io l'ho counterato stavolta.
Oppure una ciofeca fa un attacco semplice. Aiuto. Ok. Swift as wind. E si leva ovviamente, no? Mica stupido. Aiuto! Chi è? Alternative mode, bravo! Oh cavolo, scusa, mi dispiace, amico. Ok, a me. E a lui, perfetto. Lo so, potevo attivare la modalità VL, quello che è, ma ho preferito di non farlo. Vi avevo avvertito, non potete opporvi alle leggi della natura! È davvero forte! Ovvio, no? Che artista forza, non è momento per i tuoi giochetti. Sì, papà. Non c'è più tempo. Ho commesso un grave errore a non sconfiggervi subito. Ma fare in modo di ricordarmi il tuo nome, vai, Yamane. Boss finale? Ah, no. Ci sono nei vari videogiochi boss finali con cui ti incontri varie volte durante il gioco. Però non penso che Curtis sia uno di quelli. Abbiamo il motore perpetuo! Il nostro obiettivo è concluso. Beh, l'obiettivo per ora. Il nostro obiettivo principale era recuperare il motore. Sei sicuro? D'accordo, fa attenzione. Sarà un bel grattacapo, signore. Immagino che serva un'autorizzazione di sicurezza di alto livello. Il dottor Kaido è un uomo molto cauto. Però ci siamo noi, signor Tyler. Van, per fortuna state bene. Vi siete comportati davvero imprudenti. Scusi, signor Tyler. Siete proprio delle teste calde. La prossima volta lasciate fare a noi le cose pericolose. Credo che abbiate capito di aver commesso un errore. Ma non preoccupatevi, anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Effettivamente ci avrebbe fatto comodo se foste arrivati un po' prima. Certo, avremmo potuto essere più tempestivi, ma questo non giustifica il vostro comportamento. Abbiamo tutti sbagliato, insomma. Possiamo dire così. In ogni caso, non vorrei cambiare subito argomento, ma abbiamo un problema da risolvere. Anche noi, ed è piuttosto grosso. Non ci crederà, signor Tyler. Il dottor Kaido è un androide. Sì. E qualcuno sta controllando il finto dottor Kaido a suo piacimento. Perciò Kaido non è mai stato il nostro vero nemico. Ciò significa che il progetto Fiaba esiste veramente. Cosa? Ho appena ricevuto una chiamata da Lex. Davvero? Sì. Ha scoperto il vero piano dei sostenitori della nuova Alba. Quello era un po' che non parlava, quindi doveva metterci qualcosa in mezzo, no? Con un'enorme navicella carica di LBX che trasportano le castagne sferiche che hanno prodotto. Vogliono attaccare la centrale elettrica Lottawatt, la fonte di energia più grande del mondo. Cosa sono queste castagne sferiche? Anche il dottor Kaido ne stava parlando. Sono bombe a megatonni che sfruttano la potenza del motore perpetuo. La centrale elettrica Lottawatt è ben sorvegliata, ma sarà difficile tenere testa a un numero così elevato di LBX. Se la centrale sarà distrutta, il mondo sprofonderà in una terribile crisi energetica. Bello. Oh, c'è qualcosa che non va. Ah, era un oh, non era oh. Di cambiare l'H dove avevo messa cambia. Che cosa? Guardi qui. Non ci capisco niente. Ah. Una ripresa satellitare dal centro cerchio Nuova Alba. Un attimo, come ha avuto accesso al satellite? Glielo spiegherò un'altra volta. La temperatura sta diminuendo con rapidità. Probabilmente stanno bruciando del carburante, signore. Ma se diminuisce, deve aumentare se brucia il carburante. Che cosa significa? Stanno per lanciare la Saturn. Che cos'è la Saturn? Già, che cos'è? Il Siga? Sega Saturn? Poi Siga, Sega. Giapponese. Il Sega Saturn, ma non penso. E in fondo abbiamo la vera mente che è dietro a tutto questo. E quindi è finito anche il capitolo. L'episodio è un po' cortino. Potevo finirlo la scorsa volta? No. Va bene, Cuccio, ad ogni modo, episodio corto, ma chi se ne infischia? Il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, ovviamente. Lunedì continueremo senza meno LBX. Inizierà anche la serie di Pokémon Platino Extreme.
non sarà Randomizer, o in parte sì, non sarà assolutamente Nuzlocke. Vi spiegherò tutti i particolari appunto nel video di domenica, che sarà l'episodio 0, l'episodio pilota, dove appunto ci saranno tutti quanti gli approfondimenti che appunto serviranno a capire come sarà strutturata la serie. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!